Woody, Armando attacca Paola e fa non ti sopportiamo più, vai a casa. La puntata di Uomini e Donne del 20 aprile è iniziata con la continuazione della lite che è scoppiata il giorno prima in studio tra Gemma e Paola. Nella discussione si è intromesso anche Armando che, con il suo solito tono di voce, ha intimato a Ruocco di scusarsi con Galgani per averle attribuito l'aggettivo affamata. L'atteggiamento di Incarnato non è piaciuto a molti spettatori, gli stessi che sui social network gli hanno consigliato di ritirarsi dal programma perché anziché cercare l'amore starebbe solo giudicando gli altri componenti del parterre. A Wedi si è sfiorata la rissa tra Gemma e Paola, le due sono arrivate muso a muso nel corso delle puntate che sono state trasmesse in TV il 19 e 20 aprile. La prima ad avvicinarsi fisicamente è stata Galgani che, contrariata da un commento che Ruocco ha fatto sul suo modo di approcciare ai cavalieri del parterre, si è alzata e l'ha raggiunta a fondo studio. La furiosa lite tra le dame è andata avanti per oltre un quarto d'ora, questo è il minutaggio che hanno fornito le persone che erano agli Helios il giorno della registrazione, e Maria De Filippi non ha fatto nulla per fermarla o placarla. Nello scontro si sono intromessi anche gli opinionisti, Gianni Sperti si è schierato con Gemma definendo fuori luogo e offensivo il termine che le è stato attribuito. Tina Cipollari ha dato ragione a Paola ribadendo la sua ostilità nei confronti della torinese. Se la conduttrice e l'intero parterre ha preferito che Gemma e Paola si confrontassero faccia a faccia. Armando ha chiesto la parola a Maria e ha detto la sua. Il napoletano ha criticato aspramente Ruocco e il termine affamata che ha affibbiato ad una signora di 73 anni, i due hanno litigato e Incarnato ha suggerito alla dama di andarsene dal programma. Poche ore dopo, sul profilo Instagram del cavaliere è apparso il seguente sfogo, io continuo a chiedermi in che razza di mondo viviamo. Che schifo. Ma che fine hanno fatto valori come la lealtà, il rispetto, la sensibilità e l'umanità? Vergogna. Finisce così il messaggio col quale il protagonista del Trono Over sembra aver punzecchiato Paola e difeso Galgani. Gli spettatori di UED, però, non hanno apprezzato queste parole di Armando e l'hanno fatto notare con commenti pungenti sulla sua lunga partecipazione al dating show e sulle rare frequentazioni che ha fatto in oltre 6 anni. I fan di UED che non approvano più le intromissioni di Armando nelle storie altrui, il 20 aprile è andato in onda il battibecco tra il napoletano e Rebecca. Sua ex fiamma che oggi sta conoscendo Alessio, l'hanno fatto presente soprattutto sui social network. Ma da che pulpito viene la predica, ma tu cosa ci stai a fare nel programma oltre che per giudicare gli altri? Tu stai lì solo per visibilità e per insultare la gente, io do ragione a Paola. Non ti sopportiamo più, vai a casa, sei una brutta persona, questi sono solo alcuni dei pareri negativi che gli spettatori del dating show hanno espresso su Incarnato dopo aver visto le ultime puntate. A non piacere a una parte del pubblico è stata anche la scelta del cavaliere di difendere a spada tratta Gemma, lei non è mica una santa. Non facciamola passare per quello che non è,